Oggi proveremo a vivere per 24 ore come nati, ovvero mangiando solo cibi surgelati. Una cosa schifosissima che probabilmente mi farà cagare a spruzzo per tutto il giorno. E visto che sono malato, poi forse vi racconterò cosa mi è successo, ma non sarà questo il giorno, e sono obbligato a stare in casa anche oggi, ho deciso di registrare questo video anche perché qualcosa dovrò pur registrare. Sono le 10:30 del mattino e devo fare colazione. Cosa si fa per colazione, miei cari ragazzi? Un bel fagottino alla crema. Ho preso questi Tre Marie, che sono tra l'altro secondo me i migliori cornetti surgelati che esistono al mondo, sono pazzeschi. Ma non avete idea di che cosa ho preso, ragazzi, per pranzo, per merenda e per cena. Ci ho preso delle robe che io non capisco come mai le vendano. Chi le compra? Se non io per farci il video. Posso capire i cornetti confezionati, che è quasi normale i cornetti surgelati. Ma il pranzo che ho preso e la cena che ho preso, perché? Non c'è motivo. Detto questo, andiamo a fare i fagottini alla crema in forno a 180 gradi per 25 minuti. La cosa top di questi cornetti è che si prendono direttamente surgelati, li mettono qui, poi in forno lieviteranno ovviamente. Ma guarda che carino, sembra piccolo ma poi cresce. E nel frattempo che il fagottino si cuoce, io mi faccio una bella medicazione. Vedete nei commenti cosa posso avere. Questi sono gli ingredienti per la mia cura: betadine, garze e cotonidrofilo. 30 anni. Pronto! Oh. È diventato bellino. Prima l'aperitivo. Una bella pillola antibiotica. Andiamo a provare il fagottino, che non ho mai provato. Il fagottino, d'altro, guarda che bell'aspetto che ha, seppur surgelato. Guarda come si è sfogliato bene. Sì, sono pazzeschi, ti giuro, sono fuori di testa. Che probabilmente sarà. Bello. Sì, che probabilmente, d'altro, sarà l'unica cosa buona della giornata. Perché le altre cose che ho preso, ragazzi. No, censura, metti un beep, Daniele. Questo qui è il fagottino. Io ho provato sempre i cornetti, mai provato il fagottino. Proviamolo. Vabbè, è uguale, cambia la foglia. Non è vero, cambia anche la sfoglia, vedi? È più croccante. Minchia, sembra molto più croccante. Rovente pure, esce dal fumo. Com'è tutto il cornetto, bro? Ma avevo 200 volte più buono. Sottovalutatissimo il fagottino, cazzo. Oh. Certo, hai preso il cuore. Ed è l'ora del pranzo. Marita, che si sta fa? Che te stai a fa? Cosa hai messo? Melanzane grigliate. Sono le 13:29 ed è il momento di scoprire cosa mangerò per pranzo. Raga, non potete capire quello che ho trovato al supermercato. Gli spaghetti alla chitarra alla carbonara surgelati. Io vorrei sapere veramente chi compra una carbonara, che è la cosa più semplice del mondo da fare. 4 minuti in microonde, una porzione. Sono estremamente triggerato da questo piatto, posso dire. Perché è una cosa che non avrei mai comprato in vita mia. Nemmeno se fossi un fuorisede mangerei sta roba. Cioè, raga, un pezzo di langhe. Cioè, raga, cemento. Ma l'uovo diventerà tipo una fettata, farò a me. Apre il microonde, ficco dentro e accendo. E me vomito. Iniziata la cottura della nostra pasta ed è una cosa raccapricciante, posso dire. Che schifo. Se sono buoni, sono troppo in hype. Raga, sta gonfiando talmente tanto che ho paura che stia per esplodere. Manca pochissimo, ancora 10 secondi. E ogni tanto fa del rumore come se tipo sfiatasse. E voilà, la porcheria je son fait. Andiamola ad aprire e assaggiamo questi spaghetti alla carbonara. Comunque, raga, monoporzione, comunque 300 grammi, mica male. Precotta e surgelata a base di pasta fresca all'uovo e condimento con pancetta. Andiamo ad aprire, raga. Oddio, minchia, esce il fatana da dentro. Sono imbarazzanti. Esce un po' di puzza. C'è una cosa imbarazzante, che schifo. Mamma mia, raga, una puzza. Zio merda. Il problema sai qual è? Che secondo me saranno buoni. Di sapore, dici, nel complesso. Sono caldi. Sì, sono caldi. Ma poi è pasta fresca. Allora gli faccio fare una bella amalgamata. Perché guarda, da qui sembra quasi appetitosa. Da qui un po' meno. Quindi secondo me devo un attimino schitarrare. Adesso quasi quasi accettabile. Prima raga, aperto era a me. Non so se vuoi rifare. Andiamo a assaggiare. All'odore c'è molta panna comunque. Senti un botto la panna. Ti piacciono? Nel complesso non ti dispiace. Non hanno niente a che vedere con la carbonara, ma proprio niente a che vedere come sapore, riconducibile ovviamente alla sacra carbonara. È semplicemente una pasta con panna e pancetta. Uova. Panna e pancetta, dopo non esiste nemmeno. Una pasta che è cotta giusta, non è male. Di sapore, sale giusto. Non la ricomprerei e non la mangerei quotidianamente, ma buona. Cioè, nel senso, se sei tipo magari un lavoratore, il microonde sul cantiere, ti compri questa e via. Allora, ho apprezzato?
Sì, la rimangerei? Assolutamente no. Però nel complesso mi aspettavo molto di peggio. Stasera c'è una cosa che secondo me sarà buona e che tutti una volta nella vita l'abbiamo mangiata. Ma di pomeriggio la merenda è una roba che non ha ancora senso di esistere, peggio della carbonara. Perché è troppo semplice. Perché è troppo semplice da fare. Cioè è proprio una cosa troppo stupida. Ma perché la gente lo compra surgelato? Tra l'altro devo smontare il computer, quindi avremo un bel da fare oggi. Questo stare a casa mi fa fare cose che rimando da tempo. È arrivato il momento. Mi tocca pulire e cambiare. Vi ricordate il dissipatore che avevo comprato per il Black Friday nuovo per il computer? Non l'ho mai messo. Perché? Non lo so. E quindi visto che sono obbligato a stare a casa, cambio appunto il dissipatore al computer. Perché onestamente raga non ho avuto tempo. Faccio 200 milioni di cose al giorno e quindi ne approfitto visto che sono bloccato a casa. Cioè raga, sono allo smontaggio, dire che eri in condizioni pietose e dir poco. Cioè tutta questa è polvere. Cioè non lo faccio veramente da tanto, onestamente. Vediamo una roba. Aspetta, vedere la differenza. Pieno zeppo di polpa, di polvere ovunque. Smontato il vecchio dissipatore. Questa è la pasta termica che c'era sulla CPU. Veramente imbarazzante. Ma la cosa ancora più imbarazzante è che questa è diventata cemento armato. Raga, va. Beh, anche qui direi che la quantità di polvere era leggermente troppa. Siete assolutamente liberi di insultarmi. Imbarazzante. Questo è il prima. E questo è il dopo. Sicuramente una situazione migliore. È arrivato il momento di lui, finalmente. Il dissipatore maestro lo devo semplicemente cablare. Sono in dubbio se questi tubi daranno poi fastidio alla scheda video, che è qui in verticale. Nel frattempo che finisco il computer mi è venuto un certo languorino, perché ricordiamo che questo non è un video tech, è un video dove mangio per 24 ore della merenda. E oggi vi dicevo a pranzo che questa roba che ho comprato come snack, come merenda, non ha senso di esistere. Ma proprio raga, vi giuro, non ha proprio senso, perché è la roba più facile al mondo da fare. Di cosa sto parlando? Dei toast pronti, surgelati. Raga, vi giuro, chi cazzo che si compra dei toast surgelati, che sono la roba più facile al mondo da fare. Due fette di pane, sottiletto, mozzarella e prosciutto. Ed esistono surgelati della Soavegel. Mini toast, prosciutto crudo e mozzarella in tostapane in soli 6 minuti. Più che mini toast, mi sembrano tipo delle sorte di mozzarella in carrozza, perché sembrano fritte. In tostapane in 6 minuti, ma in 6 minuti secondo me prendono fuoco. Andiamo ad unboxare questi Soavegel. Sì, hanno tipo una sorta di pastella. Cioè, guardate qui. Cioè, so così, raga, ma che senso hanno di esistere? Ve lo giuro. Non hanno nessun tipo di senso di esistere. Ne farò uno. No, ma anche due. Sì, decisamente. Quindi ne metterò entrambi qua. Quindi uno così, l'altro lo metto così. Sono passati 6 minuti. Devo riuscire a prenderli senza ustionarmi. Ok, sicuramente sono rammolliti. Lo voglio tagliare, però voglio vedere com'è all'interno. Raga, secondo me non si sono cotti per un cazzo. Mamma mia, raga, dentro è congelata. La mozzarella è congelata. Il problema è che non si è cotto il cuore, quindi il microonde risolverà questo problema. Scopriamolo. Li ho fatti stare un minuto e sono esplosi. Dai, che merda. Però, raga, c'è zio cane. Dai, assaggio questo. Però la mozzarella sicuramente è filante. Non capisco perché mangiare ste robe surgelate. No, raga, cioè, è una merda. Tra tutte le cose che ho mangiato oggi, la carbonara pensavo fosse la cosa peggiore. E invece che cos'è peggiore? Il toast. Immangiabile. Ufficialmente finito. Guardate qua. Oh, posso dire che è molto più bellino, senza quel malloppo enorme di cavi bianchi. Molto molto più gradevole esteticamente. Scheda video è dritta? Mi pare dritta. Momento della verità. Si accenderà? Sì. Chiaro. Che figo quella scritta, liquid 22 gradi, che top raga, bellissimo. Sei avviato Windows? Bro. Forse abbiamo un problema. E dopo una serie di bestemmie, eccoci qua e ce l'ho fatta. Computer acceso, questa roba è fighissima. Guarda, mi posso anche specchiare. Non so per quale motivo le RAM non andavano più. Ho dovuto sconfigurarle, provarle una a una per vedere se se ne era fottuta qualcosa. Tra l'altro RAM che io non ho toccato. Ho smontato tutto il computer tranne che le RAM. Ma lo sai che si è ripreso? Sembra funzionare. Ah, tra l'altro ti dovrei vedere una cosa, aspetta. Guardate qui, che figo. Ah, che sboro, che figo. Basta parlare di computer e adesso andiamo a cucinare la nostra cena. Signori, sono solo soletto a casa, si è fatta una certa, sono le 20:55. Ed è arrivato il momento del nostro ultimo cibo surgelato di oggi.
ovvero la regina delle pizze. Ho comprato, raga, l'ho visto un sacco di volte al supermercato, non l'avevo mai comprato, ma ho deciso di comprare la pizza dell'antica pizzeria da Michele, che, spoiler, è una delle mie pizzerie preferite qua in città, a Palermo. Fanno la pizza buonissima. E quindi ho visto questa al supermercato, ho detto, no dai, che storia, mi compro questa, così anche è carina da vedere in video. Potevo comprare una pizza da un euro? Certo, sarebbe stato lo stesso, probabilmente sì, avrebbe fatto più schifo sì, però raga, volevo provare per forza questa pizza. Eccoci qua con l'unboxing della nostra fantastica pizza margherita. Andiamola ad aprire, vuoi vedere com'è? Vuoi vedere com'è l'aspetto nel frattempo che il forno si preriscalda? Minchia, raga, è una mozzarella ancora cruda, ci sta, raga. Cioè, praticamente è una pizza cotta solo praticamente con il pomodoro. E hanno buttato su il basilico, la mozzarella e il formaggio. Questo è il pecorino, che da Michele la fanno col pecorino. E l'hanno messa in congelatore, sembra spaziale, cazzo. Non ci resta che cuocerla e scoprire come sarà. Forno preriscaldato, andiamo a infornare. Mettiamo la pizza sulla griglia così, come detto sulla confezione. E chiudiamo per, diceva, 11-14 minuti. Io farò 12 minuti. Una media, ecco. Qua la nostra pizza, facciamo così. Trasferiamola sul cartone, come detto anche sulla confezione. Eccomi qua, allora per comodità vado a mettere un filo d'olio, così. Tra l'altro olio al basilico, molto buono, così diamo un po' di premium a questa pizza. Si è bella sciolta la mozzarella, mi piace come si è sciolta. Non ha lievitato onestamente tantissimo, speravo lievitasse, però qui qualche bolletta l'ha fatta. Andiamola a tagliare e poi ce l'andiamo a gustare. Vediamo com'è questa cena, raga. Allora, all'aspetto posso dire niente male, veramente figa. Andiamola ad assaggiare. Sono troppo curioso, sarà calda? Non lo so, vediamo. Mozzarella si è sciolta bene, fila, quindi questo è un segno che sarà una buona mozzarella. C'è anche una leggera alveolatura all'interno, ma proprio, raga, misera. Ecco, assaggiamo. Devo dare un altro morso per capire meglio. Non so perché, ma è salatissima, ma proprio un botto salata. Il basilico è buono, ancora quando l'ho aperto era verdissimo, quindi significa che hanno messo il basilico e l'hanno subito congelato, quindi il basilico ha mantenuto comunque la sua freschezza. Il pomodoro sembra che sia diventato un estratto di pomodoro, non salsa di pomodoro, quindi è un po' così. Mozzarella ci sta, l'olio al basilico che ho messo accentua la presenza del basilico, forse era meglio non metterlo, però nel complesso ci sta, mi piace il basilico. L'impasto qui nel mezzo è rimasto un po' gommoso e nei bordi è diventato super croccante, anche sotto chiaramente è ben cotta, ovviamente è precotta e tutto. Nel complesso, buona pizza. Se dovessi dargli un voto, gli do un bel 7,5, ecco. Se vuoi di pizza, la ordino, ovviamente. Non so perché comprare le pizze surgelate così come compri i toast. Però, sicuramente, se proprio dovessi scegliere tra tutte le pizze surgelate, non ho provato Little Pizza, ripeto, questa è veramente molto molto buona.